Benvenuti a Destinazione Calabria. Oggi un nuovo viaggio. Vi portiamo a San Giorgio Morgeto, provincia di Reggio Calabria. Qui c'è un castello magico, ci sono tante cose da vedere, ma soprattutto c'è la possibilità per un giorno di diventare re. Voi direte, ma come fa uno come te a diventare re? Restate con noi perché tra poco lo capirete. Si può fare anche da poveri. Però adesso entriamo nel vivo del nostro racconto. Vi portiamo nel convento dei Domenicani e sapete, ogni convento ha la sua chiesa annessa, monumentale, imponente, e subito entriamo nel vivo di questo racconto. Benvenuti a Destinazione Calabria, oggi da San Giorgio Morgeto. Siamo a San Giorgio Morgeto, uno dei siti caratterizzanti di San Giorgio Morgeto, che si trova all'interno del centro storico, è sicuramente il convento dei Domenicani, appunto, di San Giorgio Morgeto. È un convento molto importante dal punto di vista non solo architettonico, ma anche dal punto di vista culturale diciamo anche religioso. È un convento che trova il suo massimo, diciamo il suo apice nel XVI, nel XVII secolo e che è stato, diciamo, centro di studi filosofici, teoretici e anche religiosi di tutto il Mezzogiorno d'Italia. La chiesa della Santissima Annunziata, questo diciamo il sito da cui partì la costruzione poi dell'annesso convento dedicato appunto all'Ordine di San Domenico, è stato fondato dalla famiglia Caracciolo, commissionato dalla famiglia Caracciolo di Calabria nel 1393 e dedicato appunto alla Madonna della Santissima Annunziata. Molto importante da dire è che il convento di San Giorgio Morgeto, il convento dei Domenicani, nasce anche sulla base delle antiche vestigia di un sito che era a sua volta molto importante per quanto riguarda, diciamo, la cultura basiliana in Calabria, e venne reso appunto di fianco alla chiesa di San Giorgio di Cappadocia, dedicata appunto al santo di Cappadocia, San Giorgio. Nel 1393 venne commissionata la chiesa della Santissima Annunziata e nel 1444 terminarono anche i lavori del convento di San Domenico, dedicato appunto a San Domenico. E nel 1476, con bolla papale di Paolo di Sisto IV, viene proprio eretto, viene consegnato, diciamo, il sito del convento, la struttura del convento, appunto all'Ordine dei Domenicani. Da quel momento in poi si ha una lunghissima storia di tradizione, una lunghissima storia di studi filosofici, teoretici. Considerate che la biblioteca del convento del convento dei Domenicani, proprio all'interno di questo sito, era una delle più grandi biblioteche di tutto il Mezzogiorno d'Italia, tant'è che anche dimorò proprio in questo sito, in questo convento, il filosofo, il fra Tommaso Campanella di Stilo, e compì appunto i suoi studi filosofici all'interno proprio di questo convento. Thank you.
bello di Destinazione Calabria è che ci porta da una parte all'altra della Calabria anche nella stessa puntata. Oggi di base siamo a San Giorgio Morgeto, esattamente da dove? Da questo castello così grande. Ve l'ho detto, la vita da re si può fare. Venite qua e vi renderete conto, posizione dominante. Però noi da qui ci spostiamo sul litorale ionico della provincia di Reggio Calabria e andiamo a visitare un altro di quei luoghi importantissimi e immancabili nel vostro tour ideale, la Cattolica di Stilo. Guardiamo. Le particolarità di questa chiesa sono infinite, dai quattro cicli di affreschi alle quattro colonne, una diversa dall'altra, la campana, le tre absidi e che comunque rimangono anche nascoste all'occhio del visitatore e possono essere ammirate soltanto in alcuni punti, da alcuni punti del borgo. Dalla Cattolica di Stilo tu esprimi un desiderio e puntualmente che succede? Che il desiderio si avvera. Io ho espresso il desiderio di entrare in questo castello, di sentirmi quasi come il re Morgete. C'è tutta una grande storia ed è per questo che vi voglio parlare, anzi vi facciamo parlare da chi ne sa un po' di più di me, di questa realtà, di questo bellissimo castello qui a San Giorgio Morgeto, lo ricordo, in provincia di Reggio Calabria. Poi torniamo perché ci sono tante e tante curiosità da scoprire insieme. Siti più caratterizzanti anche di tutto il centro storico di San Giorgio Morgeto è sicuramente il castello del re Morgete, il castello Morgezio. Ovviamente si hanno di questo sito delle notizie già nell'era, diciamo, veramente migliaia e migliaia di anni fa. Ne parlava Antioco di Siracusa, ne parlavano tantissimi storici greci, Dionigi di Alicarnasso. Insomma, è un sito abbastanza particolare e che vuole la sua fondazione, secondo ovviamente la leggenda, ma anche dal punto di vista storico proprio e storiografico, al popolo dei Morgeti. Considerate che è una nostra tradizione, ovviamente, è un nostro vanto quello di aver dato anche proprio all'interno di questo sito l'origine al popolo cosiddetto degli Enoti, quindi una discendenza veramente veramente nobile, tant'è che proprio all'interno di quest'area
così anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico molto ma molto importante, il re Morgete volle proprio, diciamo, la costruzione del suo castello. Ovviamente questo sito passò poi di dominazione in dominazione, dai Normanni agli Svevi, agli Angioini, agli Aragonesi. È stato, diciamo, un sito che ha caratterizzato tutta la storia medievale, ma non solo, anche quella moderna e anche quella contemporanea. Rimane ben poco di quest'area archeologica molto importante. I terremoti, ovviamente le alluvioni, colpirono tantissimo questo posto. Rimangono le tre torri, rimane anche il mastio monumentale all'interno. Però ben poco, diciamo, si è potuto fare rispetto a tutto quello che invece era l'originaria, sicuramente, costruzione. E a parte tutto, diciamo, rimangono sicuramente all'interno di tutti i sangiorgesi le storie, le tradizioni, le leggende legate a questo posto meraviglioso. La tradizione vuole che ci siano addirittura dei sotterranei che arrivano dall'altra, cioè che vanno a finire nella zona ionica, addirittura che collegano questo castello al castello normanno di Gerace. Ovviamente si hanno ben poche testimonianze rispetto a questo. Addirittura considerate che questo è un sito in cui ancora oggi le vecchie signore, le signore più anziane, sentono anche delle grida, e molto probabilmente saranno le fanciulle, le giovincelle che cercano di scappare perché magari prese da un momento di fuoco del re Morgete, quindi, oppure addirittura poi nessuno è mai riuscito a prendere di notte la Chioccia d'Oro, che con i suoi pulcini esce per andare, diciamo, a beccare sul prato. Ecco, quindi ci sono tantissime leggende che sono legate a questo sito. Ma quello che io vorrei sulla conferma che è un sito di interesse naturalistico, ma anche di interesse archeologico molto, molto importante, e quindi è quotidianamente preso d'assalto da centinaia di turisti, e vi raccomando, insomma, venite a visitarlo perché ne vale veramente la pena. Calabria, luogo magico. Se dovessi stilare la tua lista ideale di viaggi, basta solo rimanere in Calabria perché ci sono dei posti impensabili. Questo è il castello di San Giorgio Morgete, l'avete capito? Abbiamo visto la cattolica di Stilo, ora però ci spostiamo sempre qui in Calabria, però nella provincia di Reggio Calabria. Ce ne andiamo a Rogudi, si può fare un'esperienza di trekking, un'esperienza di passeggiata, tanto si può fare. Andiamo a Rogudi perché capirete realmente il bello che abbiamo sotto il naso. Rogudi.
Rogudi, così come altre zone, rappresenta una storia, è un racconto. Spesso noi ci chiediamo che cos'è il viaggio, se il viaggio è programmazione, se il viaggio è rilassarci, se il viaggio è il villaggio. Per noi il viaggio è un'altra cosa. Per noi il viaggio è l'imprevisto, per noi il viaggio è ciò che non ti aspetti. E quello che noi cerchiamo di trasmettere ai visitatori è proprio questo. È dall'Ottocento che si fanno i tour in Calabria e la gente arriva con un'idea. Edward Lear, Casimir Alberti, Norman Douglas partono con un'idea e vanno via con un'altra. E questo succede anche a Rogudi, grazie alle guide, non solo io, moltissimi anche di questa zona che resistono, che dimostrano la loro resilienza in questi luoghi e che vanno ringraziati per il lavoro che fanno e per anche il coraggio che hanno dimostrato nel voler rimanere a tutti i costi qui. Ecco, noi raccontiamo questo. La vita da re è meravigliosa. Certo, ci sono anche dei pericoli. Ogni volta cercare di confrontarsi e di misurarsi anche militarmente con gli aggressori. Però ad un certo punto della giornata, diciamo ad un certo punto della sera, il re lascia il castello e si mette verso il paesino. Ma non lo fa per farsi vedere da tutti, perché qua, a San Giorgio Morgeto, c'è la via più stretta d'Italia. 40 centimetri nel punto più largo, stringe fino a 37 centimetri e lui, nottetempo, cammina. Va perché giustamente le popolane lo aspettano e anche più di una. Il re va, naturalmente fa quello che deve fare. Di notte che cosa farà mai un re con le popolane? Giocheranno a carte. Però ad un certo punto che cosa mi combina sto re? Finisce l'incontro con queste belle signorine sangiorgesi e giustamente ha bisogno di bere. E c'è la fontana monumentale, si ferma lì. Va bene, dai, vi facciamo vedere il passetto del re, che è veramente qualcosa di magico, che c'è solo a San Giorgio Morgeto, la via più stretta d'Italia, e vi facciamo vedere la fontana monumentale del 1600 e qualcosa. Sempre a destinazione Calabria. Le sorprese da noi non mancano mai. Una delle storie legate proprio al centro storico e a tutta, diciamo, la tradizione, la cultura e anche la curiosità del popolo morgete è sicuramente quella legata al passetto del re. Una via così stretta sicuramente in Italia non si trova, infatti entra nel Guinness dei primati nel 2014, è una via molto stretta, un cunicolo di massimo largo 40 centimetri, quindi parte da 37 centimetri fino ai 40 centimetri ed entra proprio nel 2014 all'interno del Guinness dei record per la via come via più stretta d'Italia. Ovviamente non solo il sito in sé, c'è il luogo, il posto dove si trova il passetto, che è proprio adiacente al centro storico di San Giorgio, quindi si trova tra il castello e l'entrata al centro storico. La leggenda vuole che proprio grazie a questo piccolo passaggio il re Morgeto, ecco, poteva sia da una parte sfuggire alle incursioni, dei guerrieri che in un certo senso venivano a cercare di colonizzare il suo regno, e quindi grazie a questa viuzza riusciva a sfuggire facilmente perché non identificabile. E anche un'altra leggenda vuole che proprio da questo passetto il re si, diciamo, durante le notti, ecco, non si faceva vedere per andare a trovare le giovani donne, ecco, per passare una notte d'amore. Quindi queste sono, diciamo, alcune storie che stanno proprio ad identificare anche la tradizione, la cultura, l'attaccamento che noi abbiamo e che di generazione in generazione cerchiamo di tramandare ai nostri figli. Thank you.
scendendo più, diciamo, verso la parte iniziale del centro storico, ci troviamo all'interno di Piazza degli Enotri. Ecco, questo anche il discorso dell'identificare i siti all'interno del centro storico con i Enotri, via Tommaso Campanella o addirittura i vari belvederi, identificarli, cioè abbiamo cercato durante l'era moderna proprio di rimanere attaccati, ecco, alla nostra storia e alla nostra cultura. Siamo in Piazza degli Enotri e qui ci troviamo davanti alla fontana bellissima, una fontana monumentale molto importante di forma ottagonale, costruita proprio in marmo granitico proprio che deriva dalle cave dell'Aspromonte, da cave proprio aspromontane, quindi unica nel suo genere, fu commissionata proprio dalla famiglia Milano nel 1676. Tutta Piazza degli Enotri al tempo era proprio la villa, il giardino della famiglia Milano. E la costruzione appunto di questa fontana bellissima sta a identificare proprio l'importanza e l'imponenza anche economica, non solo culturale ma anche economica, proprio della famiglia Milano. Una particolarità è la costruzione di questa fontana, sono le tre vasche, una più grande, poi al centro quella più piccola e poi si va a finire proprio all'apice con una vasca ancora più piccola, sempre nella stessa forma rispetto alle altre due, e la Dea Venere, la rappresentazione della Dea Venere, che è proprio rivolta che guarda, diciamo, verso ovest, ma soprattutto guarda al palazzo della famiglia Milano, quasi ad identificare la bellezza proprio e l'importanza di tutta la famiglia e anche, diciamo, l'importanza della bellezza del sito e del posto. Altre due tappe molto importanti che completeranno, diciamo, in un certo senso la storia, la cultura di questo centro. Certo, si potrebbe parlare veramente per ore rispetto a tutte le bellezze e a tutte, diciamo, le peculiarità che si trovano all'interno del centro storico di San Giorgio Morgeto, ma è d'obbligo cercare di menzionare in questo frangente anche l'Arco Palatino. L'Arco Palatino che è, diciamo, sempre commissionato dalla famiglia Milano, faceva da entrata nella chiesa che ora non esiste più, che è la chiesa di San Giacomo Apostolo, proprio perché la famiglia Milano era molto devota a questo santo, un santo molto importante per la cultura e la tradizione religiosa, un santo che trova ancora oggi, e ancora oggi proprio a Santiago di Compostela, uno dei pellegrinaggi più importanti del mondo. Noi all'interno proprio della nostra chiesa matrice della Santissima Assunta abbiamo una delle due statue di scuola napoletana, che è proprio la statua di San Giacomo Apostolo, che è molto importante anche ai fini, diciamo, di studi delle belle arti e per quanto riguarda l'importanza e l'imponenza del materiale anche usato per la costruzione. Vada per San Giacomo, ovviamente anche molto importante è la statua di San Giorgio Martire. E qui, ecco, diciamo, si conclude ed inizia la storia di San Giorgio. Questa statua è molto importante, noi tutti sangiorgesi ci identifichiamo appunto in questa statua, oltre che in quella di San Giacomo, ma anche direi soprattutto in quella di San Giorgio Martire. Da qui deriva anche il nome a questo meraviglioso borgo, San Giorgio Morgeto appunto, quindi dedicato
un nome che racchiude in sé tutta la storia, la cultura, la tradizione, la religiosità di questo meraviglioso paese, il meraviglioso borgo. San Giorgio, in onore appunto di San Giorgio di Cappadocia, che dove la tradizione volle appunto che il santo intercesse per scacciare i saraceni che proprio in quei periodi, intorno all'anno 1000, venivano a colonizzare i territori soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. E Morgeto proprio legato appunto al re Morgete, quindi al popolo dei Morgeti. Destinazione Calabria ci porta immaginariamente da tutte le parti, che sia Calabria, che sia storia, è quello che noi amiamo di più. Sì, è vero, però ci sono dei paesi dove mi trovo adesso, San Giorgio Morgeto, che vivono di vita propria. C'è una bella popolazione di quelle spumeggianti e noi da qui ci spostiamo in uno dei paesi che abbiamo visitato qualche tempo fa. Per voi, Pentadattilo, un paesino fantasma come tanti altri ce ne sono in Calabria, però qui c'è una particolarità, c'è voglia di vita e c'è voglia di ripartire. Ascoltate questa bella intervista perché Pentadattilo ritorna in forma. Innamorata perché è stato meraviglioso, come si dice? È stato meraviglioso, il mare, la montagna, le fighe di Barbarie, non so come si dice. Olivare. L'associazione ha creato dei posti letto dove appunto le persone possono rimanere per un periodo di tempo. Sono dei mini appartamenti dove appunto le persone possono appunto dormire, poi stare, ma cucinare e viverci. Quando arrivano la sensazione innanzitutto è una sensazione appunto di magia, perché vedono un posto comunque dal un posto magico, perché anche oltre alla bellezza dell'ambiente, anche la bellezza anche della storia, della cultura che c'è.
E poi logicamente c'è ancora molto da fare, quindi c'è anche quella piccola critica negativa, però sempre costruttiva per noi, perché ci serve per migliorarci. Per mi corazon, mi vida Italia. Un francese calabrese, sì. A mia moglie è nativa del Pentidattilo. In pensione siamo presi questo impegno di tenere la chiesa aperta tutti i giorni e tutto l'anno, mattina e pomeriggio. 10 anni che sono qua. Il paese fu abbandonato dagli anni 70 più o meno e dopo sono, diciamo, 10 anni che stiamo cercando di riprendere un pochettino il movimento di questo paese, di far tornare la gente qua. E io la mattina quando arrivo qua mi preparo la chiesa, la tengo pulita, pulisco le candeliere, sacrestia, la canonica e dopo apro la bottega e cerco di fare qualcosa. In tutto sono 2, 5, 6, 7 botteghe. Pentidattilo per me è un paradiso. Al modo mio è un paradiso. Destinazione Calabria, ogni giorno, tutta la Calabria ve la portiamo dentro i vostri occhi. Lo so, è un bel viaggio, è un bel viaggio. Siamo stati poco fa a Pentadattilo, ora ritorno nel mio castello, qui a San Giorgio Morgeto, dove, devo dirvi la verità, c'è una vista incredibile. Ti senti davvero un re? Venite a fare una visita e poi mi penserete e direte, ma sai che avevi proprio ragione. Ora però rimaniamo a San Giorgio Morgeto. Voglio parlarvi di palazzi monumentali e nobiliari, di quelle famiglie che hanno fatto grande questo posto, delle loro chiese. Sì, perché ogni famiglia aveva una chiesa tutta per sé, che custodiva, conservava e portava avanti nel corso del tempo. E poi dell'ente locale, della Proloco, che pensa alla cura di questi beni. Dai, ascoltiamo queste voci, guardiamo queste immagini, perché San Giorgio Morgeto è una fonte infinita di sorprese. A San Giorgio Morgeto, alzando gli occhi, si possono ammirare le bellezze storiche, architettoniche, perché è tutto, cioè tutto da ammirare. Ci sono questi palazzi medievali antichi che con questi bacari, gli annessi bacari, che in lingua greca si sa che sono detti passaggi, ma erano i passaggi per queste famiglie nobiliari. Questi edifici, questi palazzi nobiliari avevano, come in dotazione, chi conosce la storia, la conosciamo tutti, si sa che avevano una cappella o all'interno di questi palazzi nobiliari oppure all'esterno. Questi restauri sono state trovate delle ossa che non si sa di chi sono, sicuramente dei domenicani, dei frati, non si sa chi appartengono, può darsi pure che appartengono alle famiglie dei Flori, ma non si sa. Comunque sono state ritrovate dei reperti storici. Questi borghi che sono, non sono posti di mare, ma bensì sono posti collinari, sono posti entroterreni, che hanno poca visibilità. Noi facciamo del nostro, io non dico piccolo, perché noi ci sforziamo a fare il più possibile affinché questi posti siano conosciuti. Avete visto già sicuramente tutta la trasmissione, avete visto le bellezze che ci sono e sono infinite. Io vorrei entrare nei vostri cuori per trasmettervi la gioia e l'invito di venire in questi piccoli borghi, perché non c'è solo posti di mare, per carità, abbiamo posti bellissimi nella nostra Calabria, ma anche questi posti non li tenete sotto considerazione, perché sono posti che ci trasmettono, c'è l'anima pulsante dei nostri antenati, della nostra storia, come voi avete già visto.
non solo le famiglie nobiliari cercavano di farsi spazio, qua anche i semplici cittadini volevano lasciare traccia di loro, quindi volevano far capire di essere presenti e di aver fatto qualcosa per la società. Poi, col passare del tempo, qualcuno dice: ma perché non riproduciamo i vecchi mestieri? E lo fanno, sapete come? Sotto forma di un grande presepe, perché qui a San Giorgio Morgeto c'è il presepe degli antichi mestieri. Dall'Ottocento, dal 1800 in poi, potrete, se verrete a visitarlo, intanto noi vi facciamo vedere le immagini, ma se verrete qua vi renderete conto che troverete il calzolaio, ma anche quei mestieri dimenticati. È la bellezza di vivere San Giorgio Morgeto come lo abbiamo fatto noi, quasi in maniera reale. Parliamo del presepe, sì, quello di San Giorgio Morgeto. Sicuramente questa è l'attività più antica che si svolge nel nostro borgo. La primissima edizione risale sicuramente al primo dopoguerra, quindi tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, allorché un gruppo di artigiani, coadiuvati da un monaco domenicano del convento, realizzarono il primissimo presepe movimentato. In quella particolare realizzazione, e sono fiero di dirlo, c'era uno dei fondatori, era mio nonno. E a questo è legato un piccolo aneddoto che mi raccontava sempre mio padre. Nella primissima serata, quindi la sera del 24 dicembre, mio papà, ragazzino, insieme ad altri ragazzini, furono inseriti sotto il soppalcato del presepe per, al momento dell'avvio di tutti i movimenti, per eventualmente sopperire a qualsiasi tipo di mancanza tecnica con il movimento manuale. Infatti i movimenti erano realizzati tutti grazie a puleggi in legno, elastici, lacci e motorini improvvisati. Da allora poi il presepe non venne più realizzato, fin quando verso la fine degli anni 70 mio papà, torno a ripetere sempre il nome di mio padre, insieme ad altri artigiani dell'epoca vollero intraprendere nuovamente questa iniziativa. Infatti in un giorno di settembre, salendo in cantina a casa mia, riuscirono a recuperare quelli che erano i movimenti originari che ancora voi potrete visitare e ammirare all'interno dell'attuale presepe, in un percorso storico, artistico e culturale che parte sin dai tempi medievali. Avete già visto tutte le bellezze che il nostro borgo vi offre. Noi nel nostro piccolo vi offriamo un piccolo scorcio di quella che poteva essere la vita nei tempi antichi. Infatti abbiamo cercato di riproporre i vecchi mestieri artigianali che un tempo erano i mestieri principali che in un borgo medievale venivano eseguiti. Dopodiché non posso altro che invitarvi a venire a San Giorgio Morgeto, perché il nostro borgo merita di essere visitato in qualsiasi periodo dell'anno, sia da giugno a maggio dell'anno successivo, perché qui scoprirete la Calabria più profonda, ma anche quella più vera e genuina. Antichi mestieri, passioni, il passato che si mischia al presente e vive a San Giorgio Morgeto. Questo è il bello. Ora però, sapete, antichi mestieri, dobbiamo parlare anche di quelli attuali. E qui c'è qualcuno che produce ancora tanto. Andiamo a farvi conoscere uno chef speciale di San Giorgio Morgeto che ci preparerà il piatto tipico del luogo. Poi lo mangio io, vi dico com'è. Quindi guardiamolo. E io lo gusto. Oh, fatemi fare almeno qualcosa. We'll be right back.
Destinazione Calabria, il mini tour che si fa anche dal divano, stando fermi. Vi portiamo noi a spasso, facciamo noi questo sacrificio, e poi chiamalo sacrificio, riempirsi gli occhi e nutrirsi, come dice il nostro direttore, l'anima di storia, è la cosa più bella che possa esistere. Ora però ci diamo appuntamento alla prossima, rimanete sempre con Destinazione Calabria, perché il bello è lì e ci aspetta.